Sono passati quasi 20 anni e sembra ieri. Rivedere queste manifestazioni di grande fede del popolo cristiano. Nella canonizzazione erano oltre 300.000 persone presenti, come nella beatificazione 150.000. Vedere questa manifestazione di fede grande in un uomo che nella sua umiltà ha realizzato i vertici più grandi della santità. Io non ho conosciuto personalmente il santo, ma aver partecipato all'inizio del processo di beatificazione qui, in questa chiesa, e poi alla conclusione della parte diocesana del processo, prima ero l'arcivescovo di Foggia e quindi ero legato a tutta la capitanata. Nella conclusione del processo ero assistente dell'Azione Cattolica e quindi andavo in giro per tutta l'Italia, ma sempre la presenza di Padre Pio ha costituito per me un punto di riferimento, perché lui è stato un grande santo, perché anzitutto un grande uomo e soprattutto un grande sacerdote, non compiendo cose meravigliose, perché le compiva Dio attraverso di lui, ma del confessionale e dell'altare ha fatto il suo luogo privilegiato nell'esercizio del ministero. Per cui non finisco anche di ringraziarlo, perché è successo che l'unico cardinale presente e alla beatificazione e alla canonizzazione era questo povero cardinale, per cui stava accanto al Papa già nella beatificazione in una certa difficoltà, ma soprattutto nel 2002 in una situazione di sofferenza enorme. Si vedeva appunto nel volto, si vede anche ora, abbiamo visto, però lui voleva giungere alla canonizzazione del suo grande santo. Sì, del suo grande santo. Sappiamo che fin da giovane sacerdote Giovanni Paolo II era venuto qui per incontrare e confessarsi da Padre Pio. Aveva mandato poi una lettera per intercedere presso il Signore per la guarigione di una sua amica e lo ottenne. Per cui ogni qualvolta si parlava di Padre Pio, lui era molto attento. E nel 1987, quando ero arcivescovo di Foggia, io pensavo, certamente il Papa vorrà venire qui, in Capitanata, particolarmente a San Giovanni Rotondo, per Padre Pio. Però allora era in corso il processo e quindi non conveniva venire soltanto per questo. Allora io andai ad invitarlo perché venisse a Foggia e a tutta la Capitanata. E acconsentì meravigliosamente. Pensate, in 3 giorni quel grande Papa visitò tutte le diocesi della Capitanata, anche quelle che erano state congiunte ad altre diocesi, facendo dei discorsi meravigliosi che dalla Capitanata praticamente parlava a tutto il mondo. Certo, a pensare appunto alla canonizzazione, sento proprio l'emozione quando mi disse il cerimoniere: il prefazio lo canti lei.
E poi al momento della comunione, certo, il miracolato Matteo attendeva la prima comunione dalle mani del Papa, però il Papa era finito, lo si vedeva nel volto, proprio non ce la faceva, per cui ha detto: faccia lei la comunione. E quindi aver dovuto prestare la voce a questo grande Papa, prestare anche le mani a questo grande Papa, ho ritenuto come un segno della benevolenza di San Pio nei miei riguardi. E io nella stanza da letto c'è proprio una sua immagine che è stata mentre dorme, col rosario in mano. E questo è un punto che ha congiunto in modo meraviglioso e San Giovanni Paolo II e Padre Pio. San Giovanni Paolo II è stato il grande Papa del Rosario, ha voluto completare il ciclo dei misteri con i misteri della luce e insisteva continuamente per la recita del Santo Rosario. Ha fatto un'enciclica sul Santo Rosario, ha dedicato un anno intero al Santo Rosario e diceva: in un tempo in cui già le famiglie cominciavano ad essere oggetto di crisi interna ed esterna, che il Santo Rosario unisce le famiglie, il Santo Rosario dona la pace e la concordia nelle famiglie. E insisteva moltissimo, e insiste anche ora dal cielo a tutte le famiglie, a voi che mi ascoltate e a quanti ascoltano attraverso la televisione: torni il rosario nelle nostre famiglie. E io lodo i nostri fratelli cappuccini che, fedeli poi a Padre Pio, ogni sera recitano il rosario in modo che tutti nel mondo possano unirsi nella preghiera. Ma Padre Pio è stato il santo della preghiera, certo. Le manifestazioni della sua spiritualità, della sua vita sono moltissime, però questa è un modo particolare, perché aveva sempre in mano il rosario, sempre, di giorno e di notte, sempre col rosario in mano. Diceva appunto che il rosario è come una pistola per vincere le tentazioni e per lui anche le avversioni fisiche del maligno. E proprio prima di morire, come se avesse voluto lasciare un testamento particolare sul Santo Rosario, ha detto a tutti i suoi devoti, e lo ripete ora questa sera a me e a voi: il Santo Rosario, il Santo Rosario, il Santo Rosario. E col Santo Rosario in mano si è spento da terra e ha raggiunto il cielo, perché nel Santo Rosario, come diceva San Giovanni Paolo II, noi abbiamo la possibilità di contemplare tutti i misteri della redenzione con gli occhi di Maria, di contemplarli con il cuore di Maria. E la contemplazione dei misteri della vita del Signore diventa per tutti noi una forza irresistibile per vincere il male e compiere il bene. Ma anche Padre Pio insisteva sulla preghiera continua del Santo Rosario, proprio perché era convinto che attraverso questa preghiera diventiamo anche noi un Santo Rosario, perché la nostra vita è un rosario di poche gioie, di tanti dolori, ma se gioie e dolori sono vissuti nella luce della fede, ci danno la certezza di giungere alla contemplazione eterna. E quando Papa Francesco, questo grande Papa che il Signore ci ha dato e per il quale dobbiamo pregare continuamente, venne qui, volle
affermare che tutta la vita di Padre Pio è stata un rosario, è stato un rosario vivente, e proprio per questo lui ha saputo superare tantissime difficoltà, tante contraddizioni, tante offese, tante calunnie nella serenità del Signore, perché attraverso questa preghiera trovava tutta la sua forza. E non dimentico, nei miei visite continue ai malati, che cerco di fare anche ora, nonostante i problemi della pandemia, quando proprio a Foggia andai a visitare nell'ospedale i malati, c'era una signora anziana che soffriva moltissimo. Il medico mi disse: guardi, questa signora c'ha un cancro alla spina dorsale e non possiamo far nulla, i dolori sono fortissimi. Ed infatti si vedeva. E quando io ai malati, non bisogna parlare troppo, dare un saluto, ho detto: il Signore stia con te. Lei, ecco, mi ha guardato, teneva in mano il rosario. Se io non avessi in mano questa corona sarei impazzita, e con questa corona ora sento anche la forza di unirmi alle sofferenze di Cristo per completare ciò che manca alla sua passione e realizzare quindi anche con lui il cammino della santificazione. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, ora noi reciteremo il Santo Rosario, però vorrei con la voce e di San Giovanni Paolo II e di Padre Pio raccomandare a quanti mi ascoltano: torniamo al Santo Rosario nella famiglia, marito e moglie. Per quanto è possibile, ma si può cominciare da quando i figli sono piccoli, con i propri figli. E comunque, anche se in famiglia nessuno vuole dire il rosario, anche da soli recitiamolo, perché anche la testimonianza di un segno può incidere fortissimamente nel cuore dei nostri fratelli. Recitare il Santo Rosario con tutti i quattro cicli è certamente, può sembrare oneroso, però guardate, io ho conosciuto tante persone che hanno cominciato col poco, si sono innamorate tantissimo del Santo Rosario che hanno finito ogni giorno per trovare il tempo. E quando un segretario di Papa Francesco ha chiesto, perché il Papa lavora sempre, quando si stanca che cosa fa? Si siede e dice, diciamo, il Santo Rosario. Quindi anche nelle soste che capitano nel cammino di ogni giorno della nostra vita, invece di pensare ad altre cose che molte volte ci fanno giungere anche le saette del demonio, prendiamo il Santo Rosario, anche se ci vedono. Dicevo questa mattina nell'omeria, anche se siamo derisi, dobbiamo professare apertamente la nostra fede, perché se il male contagia, anche il bene contagia nella santità. È quello che io auguro con tutto il cuore a voi e a me. Amen.